Ciao a tutti, io sono Sofia Quivalor e bentornati sul mio canale. Oggi si celebra la giornata della visibilità trans. Il 31 marzo 2009, infatti, Rachel Crandall, un'attivista americana, stufa dell'assenza di visibilità delle persone trans, del modo stereotipico in cui le persone trans vengono dipinte all'interno dei media e del fatto che l'unica effettiva altra celebrazione dell'essere trans fosse il Transgender Day of Remembrance, ovvero una celebrazione per le morti della transfobia, decise di creare questa giornata per celebrare quella che invece è la visibilità e le persone trans vive che con la loro visibilità si espongono per cambiare la percezione pubblica che il mondo ha verso le persone trans. Ecco quindi che la giornata della visibilità è una celebrazione della vita e dell'esistenza di noi in quanto persone trans. È uno dei modi più importanti che abbiamo di combattere lo stigma che ancora in molti paesi c'è per quanto riguarda le persone trans, è proprio essendo visibili e facendo vedere che non solo esistiamo, ma che esistiamo ovunque, in qualsiasi campo della società e che siamo praticamente dappertutto. Per me è una data veramente particolare, in quanto proprio per questa data, diversi anni fa, io decisi di uscire dall'ombra e mettermi in campo per tutto quello che era l'attivismo e per cercare di far cambiare in questa nostra Italia, a tratti molto avanti, a tratti ancora molto indietro, quella che era la percezione per tutte le persone trans. Essere trans non è un capriccio, essere trans non ha nulla a che fare con l'orientamento sessuale, è quello che si è dentro, è quello che noi siamo e non quello che desideriamo. E in quanto tale, il veder riconoscere la propria identità è un diritto universale. E ancora di più per me il 31 marzo è importante, in quanto proprio l'anno scorso presi la decisione di trasformare questo canale da un semplice diario a qualcosa di più. In particolare la giornata di visibilità trans è importantissima per tutte quelle persone trans che visibili non lo sono. Noi siamo tutti qua in prima linea con la nostra visibilità per metterla a servizio di tutti voi che non lo potete essere. Essere visibili equivale a combattere una vera e propria lotta contro il pregiudizio. Perché essere una persona trans che ha fatto coming out pubblicamente è a volte un grande peso. Una società spesso dominata da pensieri religiosi, la cui base c'è l'amore e i cui seguaci spesso capiscono odio. Per cui a tutte quelle persone trans che non vogliono fare coming out o non possono fare coming out, io dico, non vi preoccupate. Ci siamo noi, tutte persone attiviste e tutte persone che facciamo coming out pubblico. Noi prendiamo tutto in carico quello che voi non potete fare. E spero che questa giornata possa portarvi un po' di orgoglio per quello che siete, perché non c'è nulla di sbagliato in voi e non c'è nulla di sbagliato neanche nel nascondersi. Il voler passare una vita tranquilla senza doversi preoccupare di quello che pensano le persone non è egoista, è semplicemente voler passare una vita tranquilla, come tutti quanti noi desideriamo. Questo video in particolare è dedicato anche a tutte quelle persone che si trovano rinchiuse in questo periodo di isolamento. In situazioni non solidali, famiglie che non accettano, situazioni in cui non è possibile fare un coming out o in cui il coming out è stato ostacolato da qualcuno. Io vi sento, siete tutti qua dentro il mio cuore ed è dedicato a tutti voi. E spero che questa giornata, questo orgoglio collettivo dell'essere trans, possa portarvi conforto, che voi siate attivisti o semplici persone che vivono la propria vita semplicemente. Grazie a tutti e buona giornata della visibilità trans. Ciao famiglia!